Nel padiglione dell'innovazione non poteva mancare poi, oltre alla questione delle start-up, chi finanzia le stesse start-up e chi poi le porta nel mercato, e tante di queste riescono poi a varcare anche le soglie dei confini nazionali. Siamo con Mattia Volpi, AgriAngel. Voi cercate start-up da finanziare, qual è il vostro ruolo all'interno appunto dell'innovazione agricola qui, sicuramente alla Fiera del Madonnino, ma così il vostro poi lavoro e il core business? Buonasera a tutti, grazie mille per questa opportunità. Ma allora, AgriAngel sostanzialmente è una community, ok, da una parte le start-up di cui mi dicevi, quindi tutte quelle aziende che sono a diversi stadi di sviluppo, ok, possono trattarsi di aziende proprio neocostituite o ancora prima della costituzione, fino invece ad arrivare a aziende che invece fatturano, ok, quindi sono già sul mercato da qualche anno. Questo da una parte. Dall'altra parte ci sono tutti quegli imprenditori che sono imprenditori magari sia nel campo agricolo ma anche fuori dal campo agricolo, che vogliono per varie necessità confrontarsi con le innovazioni che ci sono in questo mondo. Okay? AgriAngel è lo strumento che permette di fare incontrare, diciamo, domanda e offerta. Okay? Quindi da una parte ci sono, come dicevo, queste start-up che hanno bisogno di capitali, che è tendenzialmente quello che cerca uno start-up all'inizio, ma soprattutto anche di competenze, perché molte volte il capitale non è sufficiente a far sì che una start-up diventi di qualcosa di più importante nel futuro. AgriAngel quindi è la prima community, okay, che è direttamente verticalizzata solo su quello che è il mondo agricolo, okay? Mondo agricolo noi intendiamo sia tutto quello che si chiama agritech e anche agrifood, e cerca di coprire la filiera sia da monte a valle. Quindi noi siamo contenti se guardiamo startup che magari introducono nuovi modi per dei sistemi predittivi per evitare magari che le piante si ammalino, versus anche startup che stanno proprio a monte del processo, e quindi startup che magari si sono inventati nuovi modi per accorciare la filiera dalla terra alla tavola. E il nostro ruolo quindi è quello di connettere queste due realtà, startup da una parte e imprenditori che vogliono, diciamo, dall'altra, e lo facciamo con il supporto di Bico e To Seed Partners, che sono già delle realtà che in questo mondo ci sono. E lo facciamo anche mettendoci a disposizione le competenze dei founder e di quelli che saranno poi gli angel del futuro, e organizzando eventi di cui la Fiera del Madonnino è uno dei più grandi, diciamo, ad oggi sistemi per questo incontro. Dato che il mondo dell'agricoltura è abbastanza complesso e poi ci vuole del tempo, insomma, perché poi comunque ci vuole del tempo, le richieste appunto dei finanziatori per i progetti, cioè quali sono, oltre quella del ritorno poi economico con gli anni? Ma allora, per valutare una startup ce ne sono tantissimi, diciamo, ci sono vari driver, diciamo, no? Uno è sicuramente la sostenibilità e la distintività dell'idea, no? Perché io come finanziatore dovrei finanziare qualcosa se non è distintivo rispetto a quello che c'è già nel mercato? Distintività quindi è il primo, e la distintività poi si articola in varie cose. Io posso essere distintivo per un prodotto, oppure posso essere distintivo perché quel prodotto lo veicolo sul mercato in maniera differente, quindi non è necessariamente sempre solo il prodotto. E quello che cerca un altro investitore chiaramente è la credibilità del team, quindi devono essere persone che abbiano un background che in qualche modo sia, diciamo, vicino a quello che all'innovazione che ci stanno proponendo, e soprattutto che abbiano un effort, cioè il tempo dedicato all'azienda deve essere preponderante. È molto difficile per un investitore credere che una startup abbia successo se uno ci dedica un giorno alla settimana. Quello è un mestiere che ti deve assorbire totalmente. Quindi più o meno i driver sono questi. Poi ci sono anche i driver finanziari, chiaramente,
dove però su una startup è molto difficile all'inizio, diciamo, che i numeri stiano in piedi, no? Nei primi 2 o 3 anni l'investimento è sempre a perdere tendenzialmente, dal quarto in poi che si verifica. Quindi l'atto di fede che l'investitore fa sostanzialmente lo contropesa da quelle che dice, dai driver che dicevo prima, che sono fondamentali. Valutate azienda per azienda oppure ci sono già dei tagli in cui finanziate direttamente appunto l'idea, cioè la quantità insomma di aiuti economici che vengono dati, oppure ci sono anche competenze insomma che vengono date insomma? Beh, è il connubio dei due, nel senso che abbiamo deciso di fare questa community verticale sul settore agricoltura, agritech, agrifood, perché oltre ad avere una passione che ci spinge per il mondo, perché lo sappiamo fare a livello di conoscenza, se no saremmo una community generalista dove in realtà si va più per il buon senso e non per il fatto che uno conosca il sottostante. Quindi abbiamo deciso di fare Agri Angel proprio per un tema che conosciamo la tematica, e quindi da una parte diciamo mettiamo in condizione le startup di accedere a un mondo di capitali, ma dall'altra gli diamo la possibilità di accedere a un mondo di conoscenza che in alcuni casi è o equivalente o più grande del fatto di avere un capitale. Può farci un esempio di startup che avete finanziato già adesso? Allora, ad oggi stiamo guardando varie startup, non abbiamo ancora investito su nessuna al momento, perché il fondo è diciamo attivo, cioè il fondo, la community è attiva da 2 o 3 mesi, però abbiamo diverse startup che tecnicamente nel gergo si chiama deal flow, cioè le startup papabili, no? Vengono diciamo messe dentro questa comunità. E noi col fatto che conosciamo bene il mondo agricolo, queste non ci mancano mai. Quindi tutte le startup che sono già state diciamo accelerate piuttosto che già investite sono le stesse su cui noi stiamo guardando per fare diciamo per metterli in connessione con gli angel della community. Prospettive future, quante startup pensate di finanziare all'anno e poi come si svilupperà? Ma guardi, allora, chiaramente questa cosa qua, essendo in una fase noi stessi di community di startup, ci siamo dati come idea nei primi anni di fare tra le 3 e le 5 startup su cui investite. I round di investimento sono vari, diciamo che abbiamo un ticket minimo che si oscilla tra i 25 e i 50 mila euro, ok? Perché sennò diversamente la startup non ne trarrebbe vantaggio, e le possibilità per il futuro in effetti sono molto molto grandi. Non abbiamo un piano da dire finanzieremo 100 startup all'anno, ma sicuramente una decina abbondante ci arriveremo. Grazie, grazie della disponibilità.